Senta, spostiamoci in Corso Italia. Su Corso Italia ci sono state diverse posizioni sul rifacimento, diciamo, con i fondi regionali dovuti alla tromba d'aria, per essere chiari, e rispetto ai ficus che insistono su quella strada, no? Allora, su queste sono state diverse posizioni dell'amministrazione. Prima andavano tagliati a raso, poi espiantati e messi in un altro posto, poi espiantati ma a carico di un vivaio che darebbe altre essenze. Ci fa capire meglio su questo che ci sono state diverse polemiche. No, la prima parte solo è quella corretta, perché logicamente uno non, purtroppo, non è che attenziona sempre in maniera maniacale tutto. Certe volte possono sfuggire le cose, ma questo è importante perché comunque ci sono i cittadini che ti aiutano, collaborano e di conseguenza ci siamo resi conto che non, assolutamente non venivano, non dovevano essere tagliati quegli alberi, ma proprio nella maniera più assoluta non c'è questa volontà da parte dell'amministrazione di tagliare alcunché. Credo che sia la soluzione quella di affidare un vivaio attraverso delle procedure, diciamo, No, burocratiche. allora intanto era quella di, perciò mettendo il punto fermo sul fatto che noi non volevamo tagliarli, dovevamo espiantare queste essenze, perché noi riteniamo, e questo è non perché vogliamo toglierli, perché lì purtroppo questi alberi soffrono, perché noi forse non ci facciamo caso. Io ho parlato con i tecnici che mi hanno spiegato, perché io non sono un tecnico, mi hanno spiegato che questa strada è sopraelevata rispetto all'altezza che ci sono, che hanno i due terreni che ci sono Su Corso su Italia. Corso Italia, limitrofi, ecco, è sopraelevata. Sopraelevata significa che sono stati costretti a fare un muro cosiddetto ciclopico. Questo muro ciclopico alla base ha proprio una base di cemento che va verso l'interno, non va verso l'esterno. Perciò questi alberi sono stati piantati in maniera ravvicinata all'interno di questo capsula di cemento, è una specie di bara di Quindi cemento sono costretti, diciamo, e non hanno possibilità, specialmente da una parte, di espandersi come apparato radicale, perciò vanno o in superficie o vanno verso la strada. Però la strada non è enorme e perciò questi ficus, così per come mi hanno detto, soffrono. mi corregga se sbaglio, quindi l'intenzione dell'amministrazione è quella di espiantarli e di andarli poi a collocare dove. Questa era l'idea eventualmente. Poi c'è stata questa ditta che si è offerta all'espianto e alla sostituzione con altre essenze che noi abbiamo ritenuto fare un'uniformità tra il Corso Italia Basso e il Corso Italia Alto. Però logicamente ci dovrebbe essere, cioè, noi faremo una manifestazione di interessi, perché non è che possiamo affidare a questa ditta, ha dato la disponibilità e noi di questo non che siamo grati ancora di più. Poi seguirete le Poi procedure come c'è la procedura che è da seguire per poi eventualmente affidare. Comunque il piano è questo, c'è qualcuno che si occupa di espiantarli e di dare in cambio, senza richiedere denaro, immagino, Perfetto, di dare in cambio altre essenze. perfetto, perfetto.